Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 58esima puntata della STA. Oggi siamo qui con... Allora Ciao Mario a tutti. Ciao a tutti. ragazzi, vedete questo trattore qua? Si chiama John Deere 8400R. È un marchio americano, vabbè, senza tanti rebighi. Allora, questo trattore l'abbiamo comprato, ora vi faccio vedere, lo configuro nello stesso identico modo. Allora, con l'idraulico davanti... No, l'idraulico davanti. E il sollevatore idraulico. Davanti l'ingegnere, dread l'idraulico. Esattamente. In questo esatto modo lo abbiamo configurato per 245.800 euro. Ora vi faccio vedere. Se io lo comprassi 245.800 euro, mi ci vado in giro, ci faccio 0.2 ore, che sarebbero 6 per 2, 18. 6 per E 18. ho sbagliato, 6 per 2, 12. Me ne sono accorto, ma mi sono accorto che c'era qualcosa che non quadrava. Che qualcosa che non cosa. Che Perché stavo coglione. dicendo, però tieni conto che arrivo là, sono 6 per 3, 18, quindi metti anche 12-18 minuti, fai un quarto d'ora. Poi vado allo store, lo rivendo e mi danno 214.000 euro se lo vendessi di qui. Se lo Porca vendo puttana. dallo store mi danno un 20% in più, il che mi porta ad avere 257.900 euro circa. Ciò Ma perché non... significa che io ho comprato il trattore per 248.000 qua. 200... No, ho sbagliato, che cavolo ho fatto? Così, 245.800 e lo rivendo a 257.900, quindi ho un bel guadagno di 12.000 euro. Detto questo, ora lo portiamo a vendere. No, sto scherzando. Oden, mi metti in bestemmia. A Porca madonna. posto, grazie. Prego. Però Ma porco del effettivamente. Dio. Cosa Che c'è? passa, andato il dottore? Che mano sta fanonno? Quindi praticamente questo trattore, volendo, potremmo venderlo, ricomprarlo all'infinito finché abbiamo 2 ore per farlo e facciamo soldi 12.000 euro a botta gratis. Questa è una cosa che io dico da tanto tempo, dico sempre, voglio provare a vedere sta cosa, voglio provare a vedere sta cosa e poi non ci provo mai. Stavolta ci ho provato e mi sono accorto che, cioè, ci ho provato. Quando siamo alla fine di Farming 17, mi sono accorto che finalmente questa cosa funziona. Cioè, se tu gli compri un trattore in offerta e lo rivendi, loro te lo rivalutano come se non fosse in offerta e quindi... Bimbo, certo. Effettivamente, se ci pensi, è vero, perché se il concessionario ti fa uno È una sconto... fonte di guadagno. È marketing, è marketing. Diciamo che... Che corvo è? E Samu che ha messo in moto il TL80. Effettivamente, se in realtà tu vedi un concessionario ti fa uno sconto del 20%, che è effettivamente uno sconto molto molto grande. Madonna, scherzi. Poi su 250... Beh, questo qui aveva prezzo pieno, Poi costerà mezzi che sicuramente vanno a più di casa di 200... confine. Verrà 280.000 euro. Io l'ho pagato 245.800, abbiamo detto, Dai, non ci siamo spostati comunque. no? Dove siamo andati? Stiamo su farming ancora. Non stiamo su La quella. stanza, ecco, madonna. Ah! Vabbè, grazie. Grazie. E poi, cioè, me lo vendono con uno sconto del 20%, io lo compro. Vado da, che ne so, un privato e gli dico, toh, guarda, questo trattore c'ha chilometri... Beh, a parte che in realtà non è chilometri... Chilometri, io mi soli. Eh? Righi, No. saluta. Vabbè, c'hai un'ora. Minore Ok, direttore. ciao Ricky, stiamo registrando. Però mi raccomando, Tipico. non dimmi che fai l'agraria, se no tutti quanti sanno perché non stai parlando. Allora, stiamo andando con l'8R da Rare, nel caso non vi siete accorti. ammazza che mezzo che c'è Simo. Il corpo. Sì, Morto. 150.000 euro per comprarlo gliel'ho dato io, ne costa 151. più o meno è così davvero. Che Che poi ci ci ha sta messo i la fase cerchioni mo? grigi, a me non piacciono, mamma Ci sta mia. la sovendà. Che piglio? Il trattore. R. Ricky, Sì, ma che devo mettere? dicevamo che sai che io ho comprato l'8R in sconto, che era scontato del 20%, no? Adesso se io lo vendo mi danno 12.000 euro in più di quello che l'ho pagato.
Effettivamente è così. Cioè, io ragazzi vorrei farvi un attimo notare. Appunto. Vorrei un attimo farvi notare la quantità cospicua di lana che abbiamo qua. Sono 2000 litri per 3. Sono 6. 4, 2, 6, 2, 8. 8 per 2, 16. Un milione. Ehi, ciao. 160.000 litri di lana. 160.000 litri di lana. Fai anche solo che 160 per adesso. Il prezzo si alzerà. 160 per 15, quindi fai anche 170. Dai, fai 160. Vai, facciamo 160. Nel caso si alzi in questo preciso momento. 170 per 15.000. 2 milioni. Ehi, sì, che cosa ho fatto? No, giusto. 2 milioni di lana. 160.000 litri. Sono 160.000, no? 160.000 per 15. 2 milioni e 400.000 euro di là. Ma se io la vendo adesso, quanto mi dà? Scusa un attimo, perché divento la persona più ricca. Cos'è? Appena riesce mi dà. Non può essere 2 milioni, no? Un attimo, che adesso leggo. Fammi fare un attimo un calcolo. Ah, 11.000. Allora, io ho 160.000 litri. Ma porco. No, cosa sto dicendo? 160? 16.000? Perché 160? 8 palette da 2.000? Vabbè, e quindi 16.000, mi sembravano un po' troppi. Per non ci siamo, 15, sono 240.000 euro, che sono comunque tantissimi soldi. La magica però mette c'è pure la concina. Ok, adesso appena riesce il trebbio il campo. Adesso un momento. Ok. È il campo il lotto, vero? Sì, è l'unico. Adesso vado al campo e metto giù l'aratro. Io stasera sto laggando perché la connessione va bene in download. Beh, bene. Dovrebbe andare a 10, va a 7. E in upload invece va a 0,40 più o meno. E non va. Non va. È tutto il pomeriggio che provo a caricare un video di American Truck. E non ci riesco. A soia quanto ti scosta? Secondo me ti scosterebbe 2500 euro. Allora l'8R lo parcheggiamo qua. Elia, se volevi pigliare una 936 bastava dirlo, Toto. Monta. Ma cosa c'è? Il 900 no, sotto dai. La magica? Io ma che cazzo dici tu? Ah, giusto. C'è il 140 sotto la magica. No, beh, c'è? Beh, sono 280 cavalli. Fai tu. Cosa vuoi? No, no, via tu. Io ma... vado no, no, cala, Elia. Facciamo da te, no? No, voglio far vedere gli iscritti. Voglio far vedere gli iscritti trattore, oh. Ma non dire cazzotto. C'ha l'età questo, C'ha l'ore. Se vi giro 4. Cala. Ma ho visto, lo sono di 22 ore. E chi ce l'ha fatto 22 ore, oh? Ah, io non sono più entrato. Ma sai. Questi ce l'hanno refollate, Ma qualcuno mi ha fregato, 22 ore? Io sono già lì a 22 ore, non può essere. Greg oggi è tornato, Ti dico questo. Ecco. Ha bloccato su farming? Non che io sappia. No, no, no. Stavo tutto il mango ha smosso un millimetro. Ecco, che, ma cosa è successo? Ha più ore di quante ne avesse prima? 22 ore! Come cazzo ci è arrivato 22 ore, visto? Beh, ma guarda che non è tanto che mi ricordo che avevi detto che ne aveva 20, eh. Lo so, però 2 ore non è che io ho fatto 2 ore. Stavo sempre in trincea, ma dopo ho smesso il posto, ho sottoparato il 936 e... per sterpeggiare, per sommendare, che so fare? Dai, in trincea guarda che l'hai tenuto tanto, eh. Sì, ma non è che si sa... le ore sale anche se sta... Non è che le ore sale anche se sta fermo. E come no? Se ci stai in moto e vai avanti e indietro di un metro, salgono lo stesso le ore. Sì, ma non è che è stato tutto il tempo in trincea, io sono combattato, poi sono in questo posto. Posso essere stato 2 ore a combattere a trincea, su. Un'ora potrebbe essere, ma non dire cazzate. Oh, Antonio, hai avuto. Antonello, prepara il fornello. È proprio. Allora, mi fai montare questa trebbia, ok. Non sono più capace di togliere il freno a mano. Aspetta un po'. Ok, mettiamo la marcia.
Il siero interrà. No, la fermentazione. Ah, è fermentata. Ha finito la fermentazione del silato, Sam. Ma quanto sta? Ora. Eh? Dai, sei che mi veniva. In... Mi veniva da starnutire, non sono riuscito a starnutire. 720 euro. Arrivo un attimo. Che facciamo? Vendiamo lì a. Come vuole vendere? Guarda che 720 è un prezzo. Un prezzo molto buono, eh. No, appunto. Ma guarda che non è 720, è 500. Ah no, è 720. 720 è buono. Me devi venire a. Io devo venire? È chi? Gesù Cristo? No, nessuno. Ma non avevi detto che compravi i nastri trasporto zeppa? Se tu mi dici meno male. No, no, io ti dico, io non lo farei per da mio conto. Tu puoi fare come vuoi, per me. Che facciamo? Abbiamo i nastri lì, oppure con i carri prendiamo. Però con i carri. Elia. Oh. Dimmi dog carri o nastri? Non me ne frega. Chi te ne frega? Che devo dire? Nastro azzurro, io dico. E dai, nastri o carri, veloce. Fa quello che ti pare, fa ambarabacci cicocò. Dai, ambarabacci cicocò, su. Ho destro o sinistro, dai, lì non mi sta perdendo tempo. Il cingolo di destra o di sinistra, lì. Non posso dire destra o sinistra. Come se basta il cemento a te. Con i nastri, con i nastri e con la turbina. Col cappello. Perché con la turbina dopo c'è sta Danny che fa un paracolo e ce la fa comprare. Ce la fa pagare. Non è vero, ho già fatto il patto con Samu, 5.000 euro la mettiamo in pari. Tutta la vasca. Non me ne frega. Perché i nastri dopo se vaga, vuoi troppe, te vuoi rompere le coglioni. Quello che dico anch'io. Falla con la turbina, ti conviene, secondo me. Perché tu hai i soldi, paraculo. Non è... Oh, Antonio. I soldi li ho già presi, che io glielo venda o no, li ho già presi i soldi. Beh, ovviamente dovrei prendere i soldi. Non hai preso i soldi. I soldi per il carro dovrei ancora prendere, hai ragione. Però... I soldi per il... Per i carri, per metterci i miei carri. No, io ti metto i miei... mettiamoci pure i due, andiamo. Appunto, perché sennò ti si abbassa ancora di più il prezzo. Facciamolo più spesso. Mamma che palle stai a te. E quindi secondo me. Ma cos'è? Ma è il gatto. Il gatto? È un gatto da Formula 1. Lo senti? Mamma. Cambia le marce. Attraversamento. Gatti da Soma. Attraversamento che è quadrupedi da Soma. No, la fratta. Adesso Ricky. E lì ha già questa anche la seminatrice. Vabbè. E va nella store. E attacchi la nei nati trasportatori. Samu compra i carri, sta a vedere. Veramente? Compra il bandit. Ma che brutto, è due assi il bandit. È tre, no il bandit. Sì, il bandit è tre assi, quello grosso. Quello è il big body. È il bandit SB 3060. Finito. Non è cramp e big body quello? No, ne. Ma come che no? Che big body tocca pure gli veni. To bandit. Vabbè, Bandit SB sta per Sbigs Buddy, capito? Sbigs Buddy. Sbigs Brighi. Ricky, ecco un po' un casino entrare, lo sai che ti dovrò prestare. E lì allo combo non legge lo grande. Porca puttana delle pali. Io non ci entro, mi devi togliere il trattore. Prova a spingertelo un po' indietro, ok, forse ho fatto. Mi è scappato. È scappato. Dan, presentate con la turbina. Ma quando? A te. Non posso. Sto pestando il campo a Ricky, sono impegnato.
Da, vengo a Piago col 90-90. Sì, sì. Però voglio di meno, eh. Cioè, mi fai pagare di meno, perché... Beh, i carri sono sempre quelli, il prezzo, eh. Sì, però vuoto il sempre quelli. I carri ce li devo sempre mettere io, non è che se... No, i carri ce li metto pure io, eh. Ho capito, però se ce li metto io ti dovrò fare un prezzo anche io, no? E sì. Dai, io ho sto cartello. Il carro ci metti, randasso, e basta. Solo quello. Ma no, ci posso mettere anche il quello da 50.000. 50.000? E l'Austrautmann. Il Terra Vitesse. Austrautmann. Il Do, la Do, la nota musica. Perché? E dai, che cazzo stai di? E l'autocaricante. Oh, l'autocaricante. E sto carrellino qua. Orichi, mi attacchi un po' col trattore, per piacere. Mi attacchi un po' porno. Mi sono messo a farlo in discesa, guarda, non avessi mai fatto. Ah dai, io che laga vado pure contro l'albero. Ma poi tu, gli vuoi bene all'albero, tu c'hai un affetto per l'albero, gli vuoi bene. Sì, sì. A te assi, dice, quando io piacciono gli yogurt, e poi l'albero dice, ma che cazzo dici, voglio stare nella clorofilla. La clorofilla non mi piace. Ma ah, dai, io pure muro da se mi sono collato. Ma perché sono venuto questa trebbia che è più piccola di... Allora, la turbina, quattro carri, i carri però col trattore due. Quanti carri? Tutte e due? Forza, sì. Quante vendite facciamo? Una, due? Andiamo a vedere. Perché se mi basta per ora una ne facciamo. Sì, esatto, per ora una. Ah, la turbina che la usi tu? Sì, ho questo qui dopo YouTube, perché io con l'ora lato a me... Non ti preoccupare. Poi facendo quella domanda, povera bestia. Quando facciamo 15.000. Eh? Ma mi hai detto 5.000. Per la turbina. Ah, ma me la vendo con i carri miei. Vabbè, dai, facciamo 2.500 per la turbina. O se no facciamo 5.000 e la mettiamo in comune, ogni volta che serve a qualcuno la prende senza pagare. Ci stai? Sì, che c'è scritto Festus in destra. Eh? C'è scritto Festus in destra? Può essere pure, dai. Ma facciamo... 5.000, te posso dare 5.000 io? 2.500 equa, dai, metà per uno. E poi che sono risolto. E poi quando ti serve non la paghi. Non me la viene a... No, scusa, Tu mi hai già pagato 12.500 euro per la turbina, quella lì, per usarla. Se l'avevi comprata ne costa 5.000. Io ti ho pagato 12.000? Sì, perché hai venduto due volte e più se stavolta... Ma quando? È la prima volta quando mi hai chiesto. Quant'è la turbina? Ti ho detto 5.000. E poi ti ho detto 5.000 così ce li riprendo. La seconda volta la stessa identica storia. E adesso... Adesso ormai non leggio la turbina. No, facciamo 2005, la mettiamo assieme, no? Ma perché la metto assieme con te? Perché io sono brutto, che c'ho? Mi chiamo... C'è la peste, dai! Un carogno! Vattene un po'... Samuel, seriamente. A me sembra una valida offerta. 2005 la mettiamo assieme, metà per... La turbina, vabbè, i carri quando mi fai pagare? I carri sono 2000 euro a carro. Sai com'è, c'è stato da muovere il trattore? Che cazzo vuol fare nonno? Prova il trattore se l'hai rotto oggi. È il suo compleanno, fagli fare un giro col trattore. Faglielo fare all'ADM. Che cazzo vuol fare? Se mi hai strutturato da dove è posto, perché non sta tutta sui cambi? No, è il suo compleanno, fagli fare quello che vuole. Oh. Capita una volta all'anno, su. Davvero? Cioè, non lo sapevo. Se tu compri due volte all'anno mi spiace, ma crepi presto, eh. Per i carri, quanto mi fai pagare? 2000 euro a carro. E anche col trattore? Sì, tutto compreso. Ogni scarico sono 2000 euro. Ogni volta che premo Q sono 2000 euro. Q? Quindi 2000 per uno, 2000 per altro, sarebbe 4000. 4000 per 2005... 6500. 6500. Oh, i conti quando devo prendere i soldi faccio bene, eh. Quando devo darteli sono un po' lento, così magari ti dimentichi. Dico, ma 18 più 15, 23. Comincia a caricare?
con che carri senza turbina? Fammi capire con la palla. Ma come, c'è sta turbina qui? L'ho lasciata più gas. Io non ho più l'altro farmi vederne, ma porca. L'ho lasciata. Samu, eri tu che mi hai detto lascia la biogas, no? Appunto, perché. Ma che 99 pure tu. Non ho attaccato il vino, fammi via sto madonna. Ti piace Ricky, sta trebbia? No. Oggi è passato un giorno 80-90 con la Ferravoli. No, beh, gratis non te la posso. Non te la posso regalare, sono 200. Probabilmente più di 250.000 euro di trebbia. Voglia, esatto. Sono 220 più. Nuova non si paga tipo 400.000 euro? 260. Ma non è l'ex. Il carrellino facciamo 270.000. Ah, ma la. La Zetor. Ma che Zetor? La Fender. Ma che Zetor pure tu? Ma vattene un po' via. Fa 11 all'ora. Oh. 11 e 3. Se fanno le tempi della patria della. O della Zetor, greco sbava. E lì è sangolato la turbina. Trebbia Landini. Come no? Ma la vedi? Non stava, ecco. Qui stava. E chi c'è il mister logo? Samu, la vuoi la Fender? Te la posso anche vendere. Ma che cazzo ci faccio della Madonna? Ma dentro tu. Ci trebbi lì campi, no? Cico, la barra 6 metri, metto logo, sputa lo sangue. Sono 7 metri e 6. Oh. 7 non me ne frega 60. Un cazzo. Non me ne frega niente. Oh, era per farti risparmiare a te sui prezzi della trebbiatura, eh. A me non mi cambia niente. A me pure. E allora? Mannaggia l'alberi. A 7 con l'imballatura cosa costa? Aspetta un attimo. Oh, se, no, se, camisella, mette la marcia avanti. Il 7 set... ah, sta qua dietro. Il 7 più l'imballatura e anche la raccoglitura. Ma porca troia. No, solo l'imballatura. Sono... Va bene così? 67.000 euro diviso. Fammi pensare allora. Sì, cos'è quel sì? Mi sono dimenticato. Clutch sono reading. Ah, e metti a folla sì. Anche ti che te metti a passare davanti. Allora, abbiamo detto. Ma non mi interessa la paglia. Vanne avanti. E porca puttana, ho sbagliato destra. Dato che la presta ha un costo di esercizio molto alto, e direi che con 10.000 ti faccio tutto. Ah beh, di ah, aspetta, erba la tieni tu. Venghi. E poi ti faccio le balle. Tu tieni l'erba o il semi d'erba? Tutto, tu tieni tutto. Allora sono aspetta che qui comincia a pesare le scale marcia, vanno. Metto la P3. 12. Ma quando stai? 36.000. È percentuale 76. Ma perché per te non raccoglie? Aspetta un buon attimo. Gira il professore invece cambia marcia, vabbè. Io uguale. E perché? Vorrei capire perché per terra non abbia mai la. Perché ti vuole. Perché non me ne mette dietro, di fianco, lì, di fianco. Non te sto mettere di fianco, però magari. Non ti vuole bene, lo vuoi mettere in testa. Ci devi volere bene. Ma cos'è questa trebbia che si impenna tutta oggi? Che c'hai? Bene, quando mi vieni a portare i carri? Mi vuoi bene? Buono! Sì, questo qua si ferma da solo. No. 99. No, allora te li porto. Dai, porca miseria, tutte le fratte le mie. Oh. Io vi ringrazio per la visione. Da Dan, Samu, Simo, Grego, Antonello, Ricky e lì è tutto. Vero? Sì. Ciao a tutti. Ciao a tutti.